Bella lì fratellini, benvenuti in questo primissimo video di Yokai Watch Academy, vita da studenti, a.k.a. Gakuen, raga, un enorme grazie a, non mi ricordo come si chiama, il Cupatch Team che ha tradotto, ad Andre Link, grandi, bravi ragazzi, bravi, siete riusciti anche in questa impresa, complimenti, complimenti. Io non vedo l'ora di rigiocarlo in italiano. Perché sapete che l'avevo giocato in giapponese quando ero uscito ai tempi, cos'era il 2020, una roba del genere, comunque già parecchi anni fa, e uno, non mi ricordo una fava di quello che succede, due, probabilmente non ci avevo capito neanche quello che immaginate, e tre, raga, cazzo, tanta roba, c'ho proprio voglia di iniziare a giocarlo. Allora, voi sapete che, come sono fatto io, apprezzo il lavoro che c'è dietro, ma ho un grosso problema. Ho un grosso problema con le traduzioni amatoriali, perché io spero, raga, io spero che non abbiano italianizzato i nomi. Me lo auguro, perché io sono un grandissimo fan dei nomi originali. Però ho già paura di quello che vedrò. Detto questo, raga, ancora chapeau per il lavoro che è stato fatto dai ragazzi del team di traduzione, che è fatto tutto a livello amatoriale. Immagino che nessuno abbia cacciato la grana, quindi ancora meglio. Apprezzabilissimo il lavoro che hanno fatto. E ripeto, ad Andre Link. Io direi di iniziare mentre voi lasciate like, vi iscrivete e commentate con il cazzo che volete. E dai, iniziamo. Ovviamente io ci gioco su Switch, perché sapete che il gioco originale ce l'avevo, ho applicato la patch, tutto qua. E se avete bisogno di spiegazioni, vi rimando al video di Andre Link che spiega tutto. Benissimo, molto molto bene. Dai, iniziamo una nuova partita. Ho creato un nuovo account, quindi non ci dovrebbero essere i miei salvataggi. Iniziamo. Tra l'altro, io non avevo giocato neanche i DLC, visto che ne ho fatti un tuono di DLC. Spero che la posizione della cam sia giusta. Poi, se volete una serie completa, fatemelo sapere, ma dipende. Dipende. Fatemi godere il primo video, che probabilmente ci porterà alla rimozione del video stesso. Come si chiamava lui? Gimba Jinpei? Si chiamava così? Jinpei? Non mi ricordo neanche. Ah, mamma mia, Chibi. Fantastico. Gibastiano Niada. Vabbè. Potrei già smettere di giocare. Potrei già smettere di giocare. Io do fuori di matto. Perché? 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 Va bene. Gibaseo Niade, qui finalmente, d'ora in poi, non si torna più indietro. Comanuel. Perché? Perché mi volete male? Perché mi volete male? Potevate chiamarlo, che ne so, Bo? Col suo vero nome. Perché? Va bene così. Va bene. Gibastiano, aspettami. Oh, Comanuel. Dove eri finito? I cancelli stanno perché. Poi magari è davvero così, eh? Poi magari si chiama davvero Comanuel e davvero Gibastiano. Io non me lo ricordo, ripeto. Però mi dà fastidio. Se si chiamassero così davvero mi darebbe parecchio fastidio. Dove eri finito? I cancelli si stanno per chiudere. E King. Lo so, non mi è suonata la sveglia, che vergogna. Va bene, sei qui. Ma un attimo. Che cosa sta succedendo? Guarda, quanta gente, è un sogno che si avvera. Devono essere qui per la cerimonia di inizio anno. Sì, lo credo anch'io, forza, raggiungiamoli. Amico, non sarei un po' troppo eccitato? Chi? Io? Ma figurati, sono la tua impressione. Tu dici?
Bene, è il momento, spero che tu sia pronto, caro Comanuel. Presto, è tempo di andare verso l'entrata della scuola. Io non ho mai visto un ragazzino così ansioso ad andare a scuola. Mai. Tu vorresti farmi credere di non essere eccitato? Ok. Allora, comando di base, muoviamoci con la L. Va bene, dai. Sono, direi che non c'è bisogno di usare un tutorial, tanto poi i tasti si scoprono. Ok, andiamo verso la... Là, ok. Qui già ci scannavano. Ah no, c'era già una mezza rissa. Tipica scuola giapponese, ragazzi. Il Giappone è famoso per le risse a scuola. Ehi, ma che modi? Che ti prende, amico? Ops, chiedo scusa. Non sono riuscito a fermarmi in tempo. Intanto, Gibastiano è arrivato. Bella lei. Bella lei. Ma che? Si è messo a cantare? Calmati, Gibastiano. Sei arrivato come un treno. Sì, credo che tu abbia ragione. Ehi, amico. Ti sei fatto male. No, tranquillo, tutto nella norma. È normalissimo per me farmi male, farmi pestare da qualcuno. Domani mi verrà un bernoccolo, ma mi passerà prima o poi. Eccoli, gli attaccabrighe. Oh no, si mette male. Ehi, rossiccio, che diamine sei? Questo è body shaming, raga. Non si fa body shaming. Io? Lascia che mi presenti. Ha detto Jiba Jinpei, qui non me lo ricordavo, eh. Però è un piacere conoscerti. Ah, però figo, bravi, l'avete messo anche qua, bravi. Di solito sono tranquillo, ma se serve divento un tipo tosto. Deve essere per questo che sono stato messo all'Accademia. In ogni caso sarò io ad accompagnarti in questa avventura. Ci vedi? Ah, sta parlando direttamente a noi, figo. Che cazzo sei, Deadpool? Scusa, con chi stavi parlando? Niente, tranquillo. Lui invece è Comano, è il mio migliore amico. Grande. Io volevo dire, molto piacere. Eccoli, che si presenta pure lui. Ciao, come ha detto Gibastiano, sono Comano Sanelli. Ok. Saranno dei riferimenti che io non colgo, perché sapete che sono mai completamente fuori da questo mondo. Io e Gibastiano ci conosciamo da sempre e siamo a dir poco inseparabili. Prevengo da una certa famiglia di tre Rakugo. Orakugo. E purtroppo non mi trovo molto a mio agio con le parole. Va bene, vai tranquillo, non ti preoccupare, ne conosco un sacco di tipi come te. Comunque ti accompagnerò anch'io a fianco. Va bene, a presto. Va bene, grazie. Eccomi, scusate se vi ho fatto perdere tempo. Troppo tenero. Coma. Avete finito il vostro teatrino? Adesso vi scanno di botte. Che diavolo stavi facendo? Ma si stava presentando proprio come hai fatto tu. Volete prenderci in giro, eh? Molto bene, fatevi sotto allora. Se c'è una cosa che odio è perdere tempo. Avanti. Oh no, sembra che facciano sul serio. Ma io non ho paura. Sono pronto, delinquenti. Pronto a fare che? Non vorrei affrontarli, spero. Che issa, che di quella bocca. Apriamo le danze, gente. Oh... Un minuto a scuola e già ci si scanna. Ed è questo il bello delle scuole, raga. Ed è proprio questo il bello delle scuole. Che può cambiare tutto da un momento all'altro. Può essere una giornata bellissima. Bam, scorreggina, ti caghi addosso, giornata di merda. Che bella la scuola. Allora, Y per un attacco normale e X per un attacco speciale. Va bene. Gli attacchi normali sono più deboli, ma si ricaricano più fretta. Quelli speciali invece sono l'esatto opposto. Allora... Era proprio carino come gioco. Mi ricordo che mi divertivo un sacco. Ci giocavo anche molto offline. Poi... Non mi ricordo se l'avevo finito, mi ero bloccato. Avevo zero. Mi è venuto il terzo tizio, è sceso? Oh, cosa devo fare qua? Ah. Non mi ricordo cosa. Questo era per recuperare roba? Fammi prendere tutta la situazione qua. Era per catturare. Non mi ricordo che cosa serviva. E con Manuel sei rimasto giù, vabbè, fatti tuoi. Fatti tuoi, sei tornato su. Vai, un bel front flip così, perché no? Fantastico, l'abbiamo messo in fuga. Scusa, tu sei sempre così entusiasta? Ma certo, a proposito, come ti chiami?
Esatto. Presentati. Perché ti prende? Sei di nuovo urlando, amico. Non si rende mai conto di quanto gridi. Ok. Lo vedo, ad ogni modo. Lasciate che mi presenti anche io come si deve. Ok. Matteo. Lui è Matteo Timoni. Ok, bella lì, caro Matteo Timoni, con le cipolle sullo sfondo. Va bene. Che dire di me? Sono un ragazzino appassionato di fumetti e supereroi. Oh, sono sempre andato bene a scuola e adoro studiare con i miei amici. Oh, simpatico, simpatico. Purtroppo probabilmente caratterizzata da una costante sfortuna. Va bene, e a causa di questo spesso tendo a mettere in pericolo chi mi circonda. Ma ora che sono qui in accademia, sarò un nuovo Matteo. Puoi contarci. Raga, bravi, bravi. Se fate come lui, che volete cambiare, tanta roba. Bravi. Ok, a posto così. Adesso diranno, ma con chi stavi parlando? Esatto. Esattamente, non l'avrei mai detto. Esattamente, mi sono presentato esattamente come avete fatto voi. Oh, ora che ci penso. È vero, dove la testa. Ok, dai. Ehi, Stocco Manuel, abbiamo già un nuovo amico. Sì, hai ragione. Grande Matteo. Amico? Tobodachi? Oh, sembra un ragazzino in gamba, dai. Sì, beh, è solo merito dello studio e per l'esame di ammissione mi ero preparato molto, soprattutto grazie ad alcuni vecchi compagni di classe che sono qui ora. Infatti, lo devo principalmente a loro. Caspita, che bravo! Io sono entrato grazie alla FNY. Ah, oh, anch'io, coincidenza, vero? Non mi ricordo che cos'era. Ah, esatto, adesso ce lo spiegherà. Ora che ci penso, non ne ho la più pallida idea. Molto bene. Molto, molto bene. Sicuramente ha qualcosa a che fare con bellezza e simpatia. Per il doppio figo che ci sia. Ah, pure la rima avete fatto. Ne sei proprio sicuro? Oddio santo, raga. Ehi, voi! Fate largo presto! Ah, lei era la zia tecnologica. Ok. Come si chiamerà lei? Anna Claretti? Vi siete fatti male? Spero di no. No, no, tranquilla, tu piuttosto, come stai? Bene, ma questi stivali non mi danno ascolto. È bastato infilarli i piedi perché impazzissero di colpo. Minchia, tanta roba però andare in giro così, eh. Oh, kawaii! Sì, tanta roba. Chi era quella ragazza? Boh. Ora non c'è tempo per questo, dobbiamo andare in fretta in classe. Dai, dai, dai! Inizierà a breve la cerimonia. Oh. Ma io ero innamorato di lei. Io ero innamorato di lei, me lo ricordo. Che già ci tiene d'occhio, eh? Già lo sa, già lo sa. Video iniziale, godiamocelo, raga. Già, scannano. Quello era Kyuubi, no? Non mi ricordo niente, raga. Niente, zero proprio. Zero. Avreste potuto però cantarla la song o tradurre tutta la situazione, eh? Però va bene, ci sta, ci sta. E non c'ho nessun interesse nel guardarlo. Saltiamola, dai. Non ho nessun interesse nel guardarlo. Allora, oh, bello il prof, me l'ero dimenticato. Cari studenti del primo anno, vi do il benvenuto alla Yokaidemia. Oh, ma ti dico, hai visto il preside? Era un vero armadio. Non l'ho visto, dov'era? Puoi dirlo forte, quando camminava tremava tutto, mi mette un po' di paura. Vedi tu. Ehi, voi due, non si parla in classe. Oh no, bene, ora davvero rimasto. Ah sì, giusto, ero sul punto di presentarmi. Oh. Perché Ernesto? Perché Ernesto? Bastava Prof. Wisp. Ma ok, lui è Ernesto. Ernesto. Va bene. Se avete qualche domanda sull'istituto o sui corsi, potete rivolgervi a me. Lui non è una professore. Ah no, scusate, stavo facendo la voce del preside. Gibastiano, ma che dici? Ti sembra una domanda da fare? No, non ho letto. Rilà. Era solo una battuta.
Ah, non cambi mai tu, eh? Ah, isso. Ad ogni modo, dato che oggi è il primo giorno, non avete corsi in programma, vi consiglio però di usare un po' del vostro tempo per esplorare l'istituto. Gnozza! Senti, amico, a quanto pare è una giornata libera. E che cosa senti? Perché siete andati a scuola? Cosa siete andati a fare? Vabbè, Matteo, anche lui immagino che lo sappia che avete la giornata libera. Immagino. Però andiamo a dirglielo. Andiamo, andiamo. Quando si avvicina qualcuno, premia per farci due chiacchiere. Va bene. E lì, perché sei impaurito, zio? Cosa c'hai? Ciao Matteo, siamo noi. Va tutto bene, stai trepando come una foglia. C'è qualche problema? Se vuoi puoi parlare con noi. Abbassa la voce. Comunque il fatto è che durante la cerimonia d'apertura mi sentivo come se qualcuno mi stesse spiando. Addirittura? Ma non è che per caso c'è uno spirito in classe? Uno spirito, hai detto? Oh, Matteo, ti senti osservato anche ora per caso? Sì, ma non saprei come spiegartelo esattamente. Attenzione! Attenzione, ragazzi! Fate molta attenzione a come è stato tradotto lui. Ok, non ho visto niente. Qualcuno si è cagato addosso, eh? Si è scagarreggiato addosso. Ma quello è un gatto ed è enorme. Secondo te vuole qualcosa da noi? Miau, faccio paura, vero? Ma presto, Comanuel, dammi una lezione. Lei vuole solo pestare tutti quanti. Cos'è? Tokyo Revenger? Buccighiri? Cos'è sta roba? Conta su di me. Cosa? State per combattere di nuovo? Oh no! No, dai, no, 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 no. Per favore, no. Fa il bravo. I banchi si sono esplosi. La classe è diventata sempre più grossa. E i mostri sono potenti creature più forti rispetto a qualsiasi avversario regolare. Per sconfiggerli dovrai usare al meglio le tue tattiche e i tuoi attacchi. Va bene. Sia i loro PS che le loro statistiche sono molto alti, quindi fai attenzione quando ne incontri uno. Va bene. Bene, 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 bene. Mamma mia, che sberla. Sì, vabbè, ma... come l'impressione di essere praticamente immortale. Va bene. Sì, va bene, va bene. Al momento il colpo caricato, la X, non serve a niente. Perché il tempo che si carica faccio 300 volte il danno che farei con un colpo X. Non c'è il dash? Sì, dai, va bene, no. Ci prendiamo tutte ste sberle, tanto poi ci curerà. Durato tanto lo zio gatto. Tantissimo è durato. Oh, parliamo. Oh, no. No, cosa devo fare lì? Non me lo ricordo. Cosa ci faceva fare? Ci curava? Vabbè. Mi stavo facendo i fatti miei, raga. Miau. Miau. Intanto Comanuel fa una bella freeze di breakdance. Che te ne pare, Matteo? Ce l'abbiamo fatta. E morbidezza. Sughe. Sughe. Miau. È tornato in forze. Adesso diventa la nostra amico. Siete in gamba, va bene. E ora che li prendi? Caspita, che tipo strano. Hai visto, Giba? Sembra che tu gli piaccia molto. Nonostante tu l'abbia pestato. Ok, a gifto. Guantone rosso. E questo invece è per te, amico, tieni. Mazza di legno. Classici regali da fare a scuola. Una bella mazza da baseball. E un tirapugni. Che bello questi guantoni, bene, tempo di allenarsi. Ah, li ha già messi. Ma? Ah, è già stanco, ok. Tutto bene, Gibastiano, sei crollato di colpo. I membri della tua squadra possono equipaggiare alcuni preziosi oggetti che aumentano i loro parametri e li rendono più efficaci durante le battaglie. Va bene, va bene, va bene, va bene. E anche il costo degli equipaggiamenti varia in base alla loro rarità, come sempre. Non comune, raro, epico, leggendario. Va bene. Ricevuto degli equipaggiamenti
da lui. Da lui, mi rifiuto di leggere il nome. Mi rifiuto perché questo è veramente brutto. Prima i bulli fuori da scuola, ora lui. Beh, in effetti non sarebbe partito col piede giusto, vero? Due risse in 5 minuti. Va bene. E poi c'è anche quel meteorite. In che senso? Meteorite? Stamattina, appena arrivato al cancello, ne ho visto uno sopra l'edificio. E se fosse l'inizio di una catastrofe senza precedenti? Non voglio pensarci. L'ha visto solo lui, probabilmente. E allora non ci pensare, no? Dai, fatti un giro. Se fosse qualcosa di serio, invece. Un attimo. Ehi, gattaccio. Se scopro che ci sei tu dietro a quel meteorite, io... non so di cosa tu stia parlando, amico, lo giuro. Ehi, voi. Sì, voi siete Jinpei e Komakun, sì. Devo parlarvi. Ma lei è... Antonella Vapori. È l'infermiera della scuola. Allora, Antonella... Direi... Discreto sticchio. Direi. Meglio così, seguitemi in un attimo. È l'infermeria. Per quale motivo, mi scusi? Non ce n'è uno in particolare. Vuole solo spiegarvi un paio di cose. Ok, andiamo avanti con il tutorial. Andiamo in infermeria. E direi che in questo video ci guardiamo tutto il tutorial, ci facciamo tutto il tutorial, a meno che non duri 300 ore. Non me lo ricordo. Avete sentito che l'infermiera vuole parlare con noi. Jinba Jinpei è già preso bene. Non poteva iniziare in modo migliore. È appena detto che ci siamo... Vabbè, dai, va bene. Questi sono dettagli. Raggiungiamo Antonella. Matteo. Ma sbrigati, giovane. Andiamo in infermeria. Premi X o ZL per aprire il menu principale. Qui troverai molte informazioni riguardo la squadra di oggetti che ottieni. Va bene. Tieni il menu, dovrebbe osservare. Va bene, dai. In alto a destra. Ok, va bene. Se schiacciamo R si ingrandisce tutta la situazione. Dobbiamo scendere. Sì, dobbiamo scendere. Però che fastidio che è al contrario la mappa. Va bene. Che bravi che avete tradotto anche tutte le conversazioni là in alto. Mia, quanto tempo ci avete messo, raga? Eccovi, ragazzi, non perdiamo tempo. Siamo qui, signorina Vapori. Di cosa voleva parlarci? Rispondete a questa domanda. Voi conoscete la FNY? Se conosciamo, puoi dirlo forte. Non sappiamo che cos'è. Non sappiamo. Forza nascosta yokai. Mi piace. È un misterioso potere contenuto in alcuni particolari orologi. Pensate che qui nell'accademia c'è anche una materia del corso. Ehi, che figo. Senta, Jinba. Ora si spiegano molte cose. Ora ascoltate le mie parole. Voi salverete questa accademia. What? Salveremo l'accademia? Che cosa intende dire? Tutto a suo tempo, mio caro. Prima vi sottoporrò ad un esame. Per affrontarlo vi servirà questo. Ci dà l'orologio? Yes! Ma è fantastico! Chi dà? Lo adoro già! Sì, però come si usa? Semplice, inserendovi la medaglia, sarete in grado di controllare il potere. Vabbè, molto interessante. E le medaglie? Che cosa sono? Ora in avanti sarò a spiegarvi il suo funzionamento. Purtroppo però non posso lasciare scoperte l'infermeria troppo a lungo. Per questo vi trasmetterò le istruzioni tramite questi praticissimi chip. Giustamente non può lasciare l'infermeria perché ogni 7 secondi c'è una rissa in sta scuola. Chip auricolare, va bene. Non ci credo, quello è. E però Matteo ne vuole pure lui uno, eh. Hai visto? Ma voglio pure Matteo, tu che ci fai qui? Oh, beccato. E se anche lui... Ragazzino, ascoltami, le consegnerò una anche a te. Grande Matteo, è entrato nel team. Idolo, uno di noi, Matteo. Bene, torniamo a noi. Per superare questo test dovrete trovare i cosiddetti tenebrosi in giro per la scuola e sconfiggerli.
Quindi si tratta di questo, Sarà fatto, signorina Vapori. Per stabilire la posizione di uno spirito usate il radar dei vostri orologi. D'accordo, lascia fare a noi. E adesso sembra ancora più eccitato del solito, amico. Permettete di spiegarmi ancora un paio di cose prima di congedarci. Oh, ogni studente ha un radar che gli permette di vedere ciò che normalmente non vede. Per attivarlo sarà sufficiente premere R. Attenzione, si tratta di un radar ancora in fase di sviluppo. Va bene, puoi anche disattivarlo premendo R. Va bene. Usa questa velocità per esplorare ogni angolo dell'Accademia. Va bene. Come già detto, i tenebrosi abitano i meandri dell'Accademia, ma sono visibili solo grazie all'ausilio del radar. Una volta attivato questo premendo, va bene, dai ragazzi. Più ne sconfiggerai, maggiore sarà il prestigio che acquisirai nell'Accademia. Bene, vi ho detto tutto. Ora, prima di salutarci, scegliete le medaglie da inserire. Buona fortuna. C'era una scelta? Ah, noi abbiamo scaricato. Mi fa male. Dirlo, raga, mi fa male dirlo. Vediamo un po' costumi, uniforme, membri. Ok. E guantone rosso. Dov'è che ce l'ho le medaglie? Voglio le medaglie. Dov'è la medaglia? Come faccio a metterci la medaglia per Diana? Eccola lì, medaglia. Abbiamo messo il gatto. Ok. Molto bene, molto molto bene. Allora, raga, io direi che abbiamo il nostro primo yokai. Abbiamo conosciuto Vapori e quindi si può già iniziare a fare pensieri un pochettino più elaborati. Abbiamo già fatto due risse e per questo primo video direi di salutarci. Salviamo adesso e ci vediamo un altro video. Me lo giocherò offline. Chi può dirlo? Se volete vedere altri video, una serie, live, fatemelo sapere nei commenti o scrivetemi in privato. E poi decideremo insieme che cosa fare di questo gioco. E ringrazio ancora il team di traduzione, Andre Link, lo ringrazio per voi perché vi sarà molto molto utile il tutorial che ha fatto. Se volete un tutorial fatto anche da me, fatemelo sapere, ma non credo di farlo perché tanto il suo è già preciso, puntuale. Quindi raga, va bene così. Un salutone ragazzi, bella lì, alla prossima, ciao ciao.